mai chiamarlo. Sei proprio uno sfigato. Trasmetti in diretta con... Perché non me lo dà? No? Niente, non me lo dà, ma io veramente non capisco, ma che roba c'ho io? Che schifezza di... Boh. Niente. Ronny, mi devi scrivere un messaggio, così ti vedo, ti chiamo, se no non riesco... Sempre la stessa roba tutte le sere. Una roba ridicola, guarda. Non riesco a vedere la richiesta, che ti devo dire? Non riesco a vedere niente. Eccolo qua. Ciao Bobo. Ciao, ma tu c'eri quella mattina che ti arrivo, ha detto quella cosa? Ma io c'ero tante altre volte, cioè, ci sono delle storie di Taribo incredibili. È vero. Oggi ho cercato di trovarlo su Instagram, non sono riuscito a trovarlo. È sparito, non si trova mai. Ma non lo so, ma c'è una storia di Taribo che poche persone lo sanno. Che io ero nella Under 16. Con la nazionale brasiliana eravamo in ritiro lì per 2 settimane e allora prima del sudamericano, no? Facciamo un amichevole con i giovanile, giovanile o quella sopra primavera, no? C'è primavera. Credo, cioè io ero 15 anni, avevo 15 anni, Taribo Sopra c'è la aveva. primavera. Sì, e poi sono venuti l'Under 20. Ok. Niente, facciamo un amichevole con la Nigeria Under 20. Quindi c'era lui. E c'era lui, Under 20. Eravamo 5 anni di differenza, più o meno. E alla fine, cazzo, loro andavano fortissimo, veloci. Erano già adulti, no? E noi 15 anni. Poi passi tempo, io mi sono anche scambiato le scarpe con Taribo, cioè non lo conoscevo, lui a me neanche, abbiamo scambiato le scarpe. E dopo tanti anni ci siamo ritrovati all'Inter, lui aveva la mia età. Non si sa quanti anni c'ha lui. Aveva la stessa età che io. No, ma insomma, Taribo mi ha fatto delle preghiere anche quando ero infortunato, che era venuto, veniva a casa mia e mi faceva delle preghiere. Io ero disperato, io credevo in tutto, tutto poteva aiutarmi. Allora faceva venire tutti quanti e lui faceva delle preghiere incredibili. Cioè, in quella situazione niente ha funzionato in quel periodo. Ah, io sono andato a vedere una sua messa che l'ha fatta in centro a Milano, in un albergo che non mi ricordo dove. Ero con Marco Morelli, ti ricordi il massaggiatore? Sì. Quello è stato un mese a dirmi: Bobo, vieni a vedere una messa tutti i giorni. Io una mattina vado. Marco è quello che giocava a rugby. No, era Marco, quello della pallavolo. Bravo, Magrolino. bravo. No, era tutti Marco lì. Sì. E vado alle 6 di pomeriggio, ha fatto la messa. Faceva la messa Sì. lui con la band che suonava, cantava. Troppo simpatico. Oh, e Nicolino? Nicola, oggi, allora, oggi, siccome è a casa da solo,
Lui si cucina, poi beve un bicchiere di vino. Al secondo bicchiere di vino mi chiama, mi lascia un messaggio: ma non mi lasciare mai, per favore, non mi tradire. Sono il tuo fratello, ti conosco da 20 anni, io mi fido di te. Questo messaggio di 2 minuti. Io sono sotto. Io ho detto: oh, Comunque, bevi di meno. questa quarantena sta impazzendo tutta la gente. Mamma È mia. incredibile, eh? Ho visto dei video delle robe che la gente è impazzita, sta impazzendo. No, no, ci sono tantissimi, tantissimi. Mamma mia. Io sono riuscito a venire a Valladolid, perché sono riuscito a prendere le mie figlie che erano a Malaga. E allora sono riuscito a venire qui, ho una casa grande, c'è lo spazio, siamo bene adesso. Ah, ok. Però sono stato 30 giorni in un appartamento a Madrid e stavo impazzendo anche lì. Cioè, la gente sicuramente con meno condizione sta impazzendo anche loro Sono perché sono d'accordo. tanti giorni, tanti. Cioè, non possiamo fare nulla, solo aspettare. Poi il casino di informazione che ci sono, veramente. Ogni giorno dicono una cosa diversa. È Sì. difficile non si capire, perché non lo sanno nemmeno loro quello che sta succedendo. Quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo aspettare. Noi già 40, mi sa, 42 giorni, eh? Più o meno, cioè, è pesante stare così in casa, dai. No, ma anche qui in Spagna sono tanti, non mi ricordo più quanti giorni, perché, ma 40 giorni sicuro, sicuro. Eh sì, eh sì. Allora fa Oggi freddo. ha fatto, cosa hai messo su tuo Instagram? Quella punizione lì che ha tirato nella curva. Troppo bello, cazzo. mi Lo voglio sa fare anch'io. che in quella partita tu hai fatto gol su punizione e poi ricova, lo sai? Mi sa che quella partita lì. Ah, per quello allora volevo tirare te. Allora ho detto io: fammela tirare a me, e voi, ok, tira tu. Ho tirato laggiù e io ridevo e ho chiesto scusa a tutti. Troppo bello, troppo bello. Voglio mettere anche io qualche cazzata che ho fatto sul campo. Dai, Sì, ora vuoi fa mettere tutti i divertire un gol che ho po' la sbagliato. gente. Sì, bisogna ridere un po', dai. Quindi la tua squadra di Veramente. Valladolid sono fermi, non si sta allenando nessuno ora. Si allenano a casa. Noi abbiamo mandato bicicletta, un po' i tapirolana, abbiamo mandato a tutti quanti. Però, insomma, già sono tanti giorni che si allenano così. Oggi, ieri è stato un'assemblea nella Lega. Ok. Hanno deciso che dopo i 26 non è ancora chiaro, non è ancora deciso. Io ho preso oggi da leggere, non ho ancora letto, però ci sono protocolli da rientrare a farsi allenamento. Insomma, per la Ok. prima settimana sarà allenamenti separati in campo. Gruppi da 5 e 6 però per mantenere un po' le distanze e poi nella seconda settimana iniziano a fare già allenamento davvero tutti quanti insieme, Ok. però prima devono fare tutti quanti i test per vedere se sono tutti a posto, però cioè, è durissimo, no? Perché in questa situazione chiaramente tutti i giocatori hanno una paura incredibile di tornare a lavorare, no? A giocare, Sì. allenarsi. Qui c'è ancora grande discussione, no? Non si sa cosa accadrà. Sì, Vedremo. è uguale dappertutto. Ma essere presidente di una squadra, com'è? Bello, eh? È emozionante, no? Ma è una sofferenza ogni weekend. E poi è durissimo, Bobo. Ma ogni settimana c'è da soffrire.
Poi soprattutto perché le condizioni che ho trovato la squadra è quella che era. Siamo la squadra con meno soldi di tutta la Liga e niente, non possiamo spendere più di quello che ci danno Sì. e c'è da soffrire. Comunque, dai ragazzi qua. Sono veramente bravi, che sono gli stessi ragazzi che hanno salito della B in Ah, A, ok. e li ho rinnovati tutti e stanno facendo molto bene. Ogni tanto facciamo entrare un po' dei giovani, però ogni settimana è una sofferenza, mamma mia. La Dura, verità è che non stressa. avevo, la verità è che non ho mai sofferto nel calcio. E adesso sto soffrendo, però tanto, tanto. Tu facevi sui fili difensori, ora stai soffrendo te. No, io sfruttavo veramente giocare. Per me era un divertimento. Cioè, solo allenamenti che non mi piaceva, però facevo lo stesso. Faceva parte con Galdino, con il Gaudino numero fisioterapista. Dai, ho visto, tu ha messo una foto di Claudio che è troppo forte, come lo voglio bene uno. a È una brava questo. persona, eh? È una bravissima persona, incredibile. Abbiamo passato ore e ore insieme Lo ed è so, lo una so. tranquillità, è un gentleman, veramente un Infatti, numero uno. quando ho messo quella foto, mi sono detto, Ronny, ma mi manda un messaggio. Sicuramente al 100% quando vede la foto, così ho Sì, pensato. Infatti, l'hai messo subito il commento. ma ho visto poi sui commenti tanti, tanti, tanti amici nostri, no? Sì, Che amici gli nostri. hanno iscritto, che non so, che li hanno trovato magari in nazionale, però cioè, lo vogliono bene tutti, è Sì, incredibile. una delle migliori persone che abbiamo conosciuto nel calcio. Sì, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Cosa fa lui? È ancora nel calcio lui? No, mi sa che non. Qualche anno fa è morto, mi sa. Sì, Sì, mi ma sa di sì. porca miseria, porca miseria, non lo sapevo, Non lo sapevo cazzo. nemmeno io, infatti, mi sa che. Perché qualcuno ha scritto riposi in pace, quindi non lo sapevo io questa cosa qua. Ma che brutta notizia, dai. Lo so, ma non lo sapevo, per Mamma questo mia. non lo sapevo quando ho messo la foto. Quindi Un penso di sì, ma. saluto alla famiglia, che Sì, sì, era sì, sì. veramente un numero Grande persona. uno. Senti, che fai lì? Com'è? La gente un po' sta un po' riprendendo. Piano piano, insomma, gli italiani devo dire che sono stati bravi perché comunque sono tutti chiusi in casa, no? Quindi stanno facendo le cose per bene. È stata una cosa molto difficile, insomma, perché comunque. Tutti quelli con il virus sono state talmente tante persone che gli ospedali erano pieni, comunque gli infermieri, i dottori sono stati dei fenomeni, questi sono i nostri eroi, no? Tutti gli infermieri, i dottori in tutto il mondo stanno facendo un lavoro della Madonna incredibile, no? Quindi sono stati bravi, le cose da quello che si sente stanno migliorando piano piano. E ora siamo come dicevi te, aspettiamo notizie tutti i giorni e speriamo che le cose migliorino, no? Piano piano, insomma, devono migliorare prima o poi, insomma. Quindi aspettiamo notizie, come hai detto tu, tutti i giorni dal telegiornale e vediamo che succede. Comunque, gli ospedali italiani sono stati bravi, infermieri, dottori, comunque erano persone serie. Sono stati all'altezza, secondo me. Quindi, Dai, insomma. comunque, cioè io ho vissuto 7 anni in Italia, c'è cioè un popolo che voglio tantissimo bene ed vedere questa situazione che è stata un po' presa a sorpresa, no? Perché Sì, tutto il mondo. un po' molta gente non ci credeva, no? Che poteva essere così devastante, però ed è stata, è arrivata fortissimo. Comunque il popolo italiano è un popolo forte, è un popolo che è abituato un po' alla superazione, no? Sì.
Comunque questo sarà un momento duro, però io credo che l'Italia tornerà sempre più forte, no? Al di là di religione, di Sì. tifosi, di una squadra o dell'altra. Comunque il popolo italiano sta dimostrando veramente una unità incredibile ed in questo momento si fa veramente un popolo molto più forte. Io auguro che possa finire presto questa situazione perché veramente cioè, ci saranno altri problemi d'ora in poi, no? Dell'economia che è stata ferma, però quello siamo tutti lavoratori. Ci riprendiamo, lavoreremo di più per riprendersi, però Sì. bisogna trovare subito una soluzione per questo coronavirus, no? Ma ha scritto da Davide Lippi, ma ha scritto Claudio non è mancato Gaudino, è mancata la moglie di Claudio Gaudino. Quindi Ah. non, è mancata la moglie di Gaudino, non Claudio. Ma ha scritto da Davide, ma ha scritto Brutta Davide. notizia è lo stesso. Sì. Comunque Claudio numero uno, dai, Sì, sempre, Claudio sempre, sempre. Gaudino è sempre il numero Sì. uno. Va bene, dai. Senti. Ci sentiamo in E questi giorni, dai. poi chi altro c'è? No, devo Ora vedere c'è la. Cassano. Dai, devo vedere con Antonio cosa combinati. Sì, c'è Antonio, cioè, vediamo cosa dice Chiede Antonio. di raccontare cosa facevamo con Capello a Sì, lo Madrid. dico. Va bene, glielo dico. Va bene, va bene. Ci sentiamo nei prossimi giorni, amico mio. Va bene, amico. Un Dai, grande stammi abbraccio. bene. Un grande Ciao, abbraccio a grande. tutti i tuoi fans e tutta Grazie. l'Italia. A Un presto. abbraccio. Ciao, Ronnie. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.